Eh sì ragazzi, inizia proprio così, sul greto di un grande fiume, questo nuovo percorso di mondo artificiali, ma d'altronde non poteva essere altrimenti. Un mondo artificiale non poteva non parlare, non affrontare quella che è sicuramente una tecnica che rappresenta sicuramente l'emblema stesso della pesca con gli artificiali. L'avete capito, stiamo parlando di pesca a mosca. Ebbene, per fare questo abbiamo scelto uno scenario particolare, ci troviamo su uno dei grandi fiumi italiani, siamo sulla Dora, nella riserva di Mazzè, dove qui una riserva gestita assolutamente, a mio avviso, a nostro avviso, nel migliore dei modi, ci consente di approcciare alla pesca della trota. E quale trota? Perché in questo posto, ragazzi, chi lo frequenta, chi ha avuto la fortuna, il modo di frequentare la Dora in questo tratto di riserva, sa benissimo con quale pesci potremo confrontarci. Sicuramente grandi iridee, assolutamente avversari di tutto rispetto, fario ed anche le marmorate, ma pesci importanti, pesci da poter pescare con le tecniche più disparate, a seconda di come il fiume ce lo consentirà. Eccolo qui, un avversario che, se abbiamo l'opportunità e possiamo confrontarci con pesci non cresciute in vasche anguste, ma pesci abituati a combattere con il fiume, con le correnti ed a procacciarsi il cibo in maniera naturale, beh, allora abbiamo a che fare con un pesce di tutto rispetto, in grado di elargirci grandi soddisfazioni. Questa è l'iridea, questo è il giusto valore di un bel pesce. Siamo in primavera, la primavera è sicuramente un eccellente periodo per gli approcci dedicati in fiume al salmone, dalla trota. Tuttavia un caldo improvviso, assolutamente che non ci aspettavamo, ha complicato un pochino di cose. È arrivata i primi disgeli e con essi la prima acqua di neve. Sappiamo che l'acqua di neve tende a freddare e a scurire un pochino le acque, rendendo la pesca più complessa, ma a noi questo piace, al mondo artificiale piacciono le difficoltà, e vediamo come poter interpretare nel migliore dei modi la Dora qui in primavera con le prime acque di neve.
Questa volta ha accettato la sfida su una Pheasant Tail con Bad Head montata su un amo del 14. Guardate che bello, che pesce splendido. Veramente, veramente bellissimo. Grande, grandi trote della Dora, bellissimo pesce, splendido. Beh, sicuramente l'approccio a ninfa sembra essere quello più idoneo, quello più adatto, e i risultati sicuramente non mancano certo. Guardate la perfezione di questi pesci, di questi magnifici salmonidi, perfetti, codati, pinnati perfettamente. Sarà la luce stessa a scandire i ritmi della nostra pescata. Ora siamo prossimi al tramonto, quello che i moschisti amano definire il coup de soir, un momento magico, un momento dove la pesca diventa veramente un'arte, l'arte della mosca secca.
parlare di pesca a mosca sicuramente vuol dire aprire una finestra su un mondo quanto mai vario ed articolato, sicuramente non esaustibile in un unico appuntamento, ed è per questo che noi di Mondo Artificiali questa volta, oggi, vogliamo stabilire e definire i contorni ed i connotati di quella che è l'attrezzatura di base, e per questo iniziamo proprio dalle canne. Chiaramente sarà l'ambiente alle nostre spalle, sarà il fiume a scandire e a definire i connotati di quello che noi andremo ad utilizzare. Ora ci troviamo sulla Dora, un fiume veramente importante, uno dei grandi fiumi italiani. Quindi noi in questi nostri approcci di pesca utilizzeremo delle canne in base anche al modo di pescare che noi andremo a praticare. Sta a significare per la pesca secca sicuramente da praticare nei momenti di luce bassa, quindi sicuramente al Coupe des Soirs. Utilizzeremo dei fusti di lunghezza compresa tra gli 8 piedi e gli 8 piedi e 6, necessari, ripeto, per gestire a volte distanze di lancio importanti come quelle richieste da un grande fiume. La potenza della nostra attrezzatura, della nostra canna, sarà prossima alla coda 4, massimo alla coda 5. E poi andiamo avanti, per la pesca a ninfa niente di meglio di una 10 piedi. Possiamo pescare con canne che vanno dalla coda 4 alla coda 6. La lunghezza dei 10 piedi sicuramente si rivelerà assolutamente necessaria per gestire al meglio le nostre passate, la nostra passata di pesca, e soprattutto per avere un controllo dei nostri artificiali in acqua, in pesca, assolutamente costante. Questa è la pesca a ninfa. E poi, se vogliamo andare ancora più in basso, se vogliamo praticare un approccio ancora più strong, magari per tentare di irretire qualche grande pesce della Dora, beh, allora possiamo impugnare una 9 piedi per coda 5 o per coda 6, magari montare una coda con punta affondante, legare al nostro terminale uno streamer e tentare la cattura proprio di uno dei grandi pesci che sappiamo frequentare la Dora. Ebbene, questo è quanto ci occorre per pescare al meglio su un ambiente, su un ecosistema come questo. Per quanto riguarda le code, utilizzeremo prevalentemente delle double tape, delle doppio fuso per tutti quelli che sono gli approcci dedicati alla mosca secca. Viceversa, pescando a ninfa o pescando a streamere, ritengo opportuno l'utilizzo di code con profilo wet forward, con profilo decentrato. E poi un finale conico sicuramente necessario a completare il nostro sistema pescante. Utilizziamo finali da 9 fino a 11 piedi con punte anche importanti, 3x, dalla 2x fino ad arrivare alla 5x, quindi con diametri reali che vanno tra lo 0,20 e lo 0,16. Un buon terminale in fluorocarbon oppure in nylon, beh, non mancherà, non può di certo mancare un assortimento di mosche tale da poterci far gestire tutte le situazioni che il fiume ci riserverà. Beh, termina così un'altra sessione di pesca, una sessione di pesca ancora una volta sulla Dora, un fiume a cui siamo particolarmente affezionati, ma i motivi che ci spingono, quando abbiamo la possibilità, a venire su questo tratto di fiume e a pescare insieme a Giuseppe, i motivi voglio che me li spieghi Giuseppe, perché sono motivi veramente importanti. Ti ringrazio, sì. Per me è stato un salto un po' nel passato, ricordare un fiume che mio padre amava, che gli ha dato tantissime soddisfazioni, che abbiamo provato a rivivere, abbiamo avuto delle difficoltà, ma penso che faccia parte del gioco. È commovente, diciamo, è un'esperienza unica, mi avvicina alla pesca, come tu sai, ho da imparare, quindi sicuramente sarà una cosa che ricorderò.
Sicuramente Giuseppe queste tue emozioni sei riuscito in qualche modo a trasmetterle completamente anche a me, perché come sai per me è un vero piacere stare qua a pescare su questo bellissimo tratto di fiume. Lo so. Bene ragazzi, per Mondo Artificiale questo è tutto, alla prossima!